Grazie, avremo di essere venuto, questo tempaccio, a te la parola. Grazie mille, grazie Maria. Innanzitutto vorrei precisare che dire che conosco tutta la tariffa è una parola grossa, perché credo che neanche chi l'ha fatto il metodo tariffario lo conosca interamente, anche perché è pieno di trappole, di insidie, quindi diventa difficile. Inoltre, non tutti gli uffici d'ambito l'hanno applicato nello stesso modo, ci sono persone che hanno diverse posizioni, anche per un fatto di conoscenza del mio personale sparse in tutta Italia, e ho trovato poche soluzioni che sono identiche l'una all'altra. Questa la dice lunga, è una tariffa che è difficile da capire, è molto articolata, che ha solo una funzione, quello di garantire i ricavi dei gestori e in conseguenza i profitti. Tutti gli altri sono optional, quello è l'obiettivo e lo vedremo. Io aperto su questa pagina, questo è un sito che sto gestendo io dove tutti questi dati che raccolgo li inserisco, non è una promozione pubblicità, perché è completamente gratuito e volontario, ma solo una sezione di informazione. Entrando nel link servizi pubblici si accede a una pagina dove si possono selezionare le varie realtà territoriali, c'è anche Torino, dove tutti i documenti che vediamo questa sera sono tutti riportati e quindi sono pubblici e ognuno può accedere. Se qualcuno volesse anche avere bisogno di riferimenti, c'è un'email, basta scrivere e vediamo di rispondere magari. A breve istituirò anche una specie di forum, adesso il problema è che da solo non riesco a gestire tutto, per cui non è stato fatto. Però solo questa funzione. Passiamo adesso invece al problema di questa sera. Allora, c'è un dossier che è stato fatto e che trovate sul sito, dove c'è approfondimenti, c'è una pagina, c'è una link, slide, e si trova praticamente tutto il fascicolo che avevamo esaminato a Bra nella primavera scorsa, con tutte le spiegazioni tecniche specifiche relative alla tariffa, di cui vi esonero questa sera perché diventa anche pesante entrare nel merito di tutto, e poi avremo bisogno, quello che ha fatto quel giorno, di 2 o 3 ore, perché la tariffa è composta, per cui vediamo di ragionare, cioè per esempi e per punti che sono normali. Affrontiamo il problema del servizio idrico. Prima di arrivare alla tariffa, io venendo a Torino ho voluto fare un esame di quella che è la situazione in Torino. Allora, la situazione in Torino, noi abbiamo una gestione, ci sono alcuni aspetti che io ci tengo a sottolineare e alla fine faremo assieme, alla fine di questa prima parte, faremo assieme una specie di esame del bilancio di Smart, proprio per vedere il bilancio analizzato non con i criteri soliti, gli indici, eccetera, ma capire alcuni valori perché devono essere letti senza fare una lezione di ragioneria, anche se è una scuola, è solo per capire come si possono avere delle informazioni che sono importanti. Allora, uno degli aspetti caratteristici di Smart, vedete presente che prima Mariangela parlava dell'incontro che si è avuto ieri con l'onorevole Dagan relativamente alla proposta di legge 52 sulla riforma del servizio idrico, e una delle società che devono essere, che sono in audizione presso la commissione, è Smart. Stamattina. Ecco, stamattina o domani non si ricordava. E tra l'altro l'audizione di Smart è fatta, è stata individuata perché è una società interamente pubblica, così ci ha detto ieri l'onorevole Dani, che distribuisce dividendi. Allora io credo che anche su queste cose dobbiamo cominciare a fare degli approfondimenti. Smart è una società dove ci sono 292 comuni soci, una finanziaria pubblica, perché è una finanziaria del Comune di Torino, altre 2 società pubbliche
che sono società di due comuni. In più c'è una quota non indifferente, l'8,51%, la legge del codice prevede il 10% come limite massimo di azioni proprie. Quindi vuol dire che Smart è proprietaria di se stessa per l'8,51%. Questo è importante perché praticamente con l'8,51% non esiste, ma va spalmato sugli altri soci in proporzione alla partecipazione, quindi ogni socio avrà qualcosa in più e questo produce ovviamente dei benefici che adesso vediamo. Vedete, cioè, la suddivisione di Smart praticamente vede 287 comuni che rappresentano il 52,99% della popolazione, che detengono il 9,39% del capitale sociale. Cioè vuol dire che sono proprietari del 9,39% della società. Poi abbiamo le altre due società piccoline, poi abbiamo un comune, Torino, che pur avendo rappresentato il 39,12% della popolazione della provincia, detiene il 60,37%. 60,37% che non è vero, perché per 60,37 dobbiamo aggiungere il 3% che abbiamo visto prima della finanziaria, più il 64% di quello che ci vogliono, quindi Torino quasi il 70%. Questa è una cosa che pochi considerano, ma che per me è importante, perché queste società purtroppo fanno profitto. Anche se non venisse fatto profitto, comunque è naturale, hanno un incremento di valore annuale in funzione degli investimenti, di tutti i risultati che la società fa. E questi incrementi vanno a beneficio dei comuni in proporzione a queste quote. Quindi il comune di Torino avrà il beneficio sempre del 70% di tutto quello che produce. Però quei risultati li producono tutti i 299 comuni in proporzione all'abitante, perché ogni abitante paga la tariffa nello stesso modo, salvo una piccola eccezione che poi vediamo, quindi tutti contribuiscono nello stesso modo, ma che ne beneficia un comune solo. Quindi questa non è più una società interamente pubblica, se non formale, ma non lo è in termini sostanziali, perché noi abbiamo un socio che non è solo l'interesse a soddisfare il bisogno di garantire i diritti fondamentali, ma l'interesse a fare i profitti che poi destini alla collettività, che vanno in tasca alla sindaco, questo è pacifico. Però ci sono comuni che pagano nello stesso modo e che non beneficiano della stessa cosa. Questo è un aspetto che troppo spesso è sottovalutato, perché è un aspetto comune a quasi tutte le realtà, specialmente invece al capoluogo di provincia. È un aspetto che va rimesso in gioco per quello che noi sosteniamo e vogliamo l'azienda speciale, perché nell'azienda speciale il valore non è più quello economico patrimoniale, ma è il numero dei cittadini, quindi il numero di tutti coloro che contribuiscono nella stessa misura a formare quel patrimonio. Passiamo brevemente alla tariffa. La tariffa ha una struttura molto particolare. Parliamo di tariffa domestica. Le tariffe sono fatte per diverse categorie di attività. Noi generalmente ci riferiamo alle domestiche, residenti e non residenti. Per le residenti è previsto che ci siano, poi le vediamo, delle fasce di agevolazione, per cui la tariffa viene divisa in 5 parti, con una tariffa che è agevolata, nel senso che dovrebbe garantire i 18 metri cubi annuo, che sono i 50 litri al giorno di fabbisogno essenziale per la vita umana, così come stabilito da tutte le organizzazioni mondiali. Poi abbiamo una tariffa base, poi abbiamo 3 tariffe in eccedenza, che dovrebbero essere tariffe, teniamo presente questo concetto, che penalizzano l'eccesso di consumo, quindi che sono fatte per disincentivare i consumi,
che ha la sua logica se tutto funzionasse nel modo corretto. Nella vostra provincia ci sono tre categorie, tre tariffe, una è la tariffa piena, una è una tariffa agevolata, agevolata 1, e una tariffa agevolata 2 che riguardano pochi comuni, poi veniamo a la maggior parte è la tariffa piena. Io qui ho fatto una proiezione, poi la vediamo nel dettaglio. Io ho analizzato tutti gli anni, dal 2013 al 2018, il fenomeno si ripete, poi ho riportato, se non diventa anche illeggibile, gli ultimi due, quello corrente e quello scorso. E qui si evidenzia una cosa che la vediamo meglio in quest'altra tariffa, questa che è uguale, ma è più grande. Cioè, con la vostra tariffa, se noi prendiamo, ipotizziamo un consumo di 77,15 metri cubi all'anno per persona, che è la media rilevata dall'ISTAT, e supponiamo che ogni persona componente il nucleo familiare consumi 77, quindi ogni persona consuma nello stesso modo. Se il nucleo familiare è composto da un utente, noi avremo, ragioniamo sulla prima riga che la tariffa piena, lasciamo perdere le altre due sul marginale, il costo è di 116 euro all'anno, quindi ogni singola persona spende 116 euro. Se il nucleo è composto da due persone, il costo diventa di 256, ma il costo per persona diventa di 128 euro, cioè diventa di 12 euro in più. Se noi arriviamo alle più alte, è questa che si vede un po' fuori, che comunque praticamente prendiamo il nucleo di 5 utenti, poi 6 ancora peggio, cioè ogni singolo utente consumando nello stesso modo tutti gli altri costa 191 euro per persona, quindi costa 80, 75 euro in più per persona, che per 5 persone sono 350. Quindi, e queste non sono teorie, tariffe ipotetiche, queste sono le tariffe approvate dall'ufficio d'ambito e applicate da SMAT sulla maggior parte dei comuni della provincia di Torino, appunto con la tariffa piena. Quindi qui noi abbiamo un effetto che è noto, perché tutti lo sanno, almeno chi segue un po' tecnicamente, solo che faceva comodo giustificarlo in un modo, e poi lo vediamo, perché viene ripreso, col fatto che SMART, ma SMART piuttosto che ACER, perché vale per tutti, nel principio, poche realtà, hanno rispettato il principio del costo per persona. Tra l'altro nella proposta di legge dell'onorevole Dara proprio è previsto invece che venga stabilito un criterio che determini il costo uguale per tutti, per ogni singola persona. Quindi questo è un passaggio importante. Sta dicendo praticamente, ecco, queste sono le differenze che vediamo, no, sulle singole persone. C'è un nucleo di 5 utenti ha un maggior costo di 376 euro. Qui non si vede perché esce lo vedo al computer. 6 utenti, un nucleo di 6 persone spende in più, solo perché la tariffa non è corretta, 560 euro all'anno. Se noi consideriamo che le famiglie numerose generalmente sono quelle più bisognose, indubbiamente stiamo creando non solo una discriminazione, ma anche un comportamento penalizzante che è grave. Tra l'altro, ho usato il termine discriminazione perché l'articolo 3 della nostra Costituzione dice chiaramente che non ci possono essere differenze di trattamento tra singole persone per condizioni sociali, familiari. Allora, se io pago di più solo perché sono parte di una famiglia più numerosa rispetto a un altro, stanno violando la Costituzione proprio perché vengono penalizzate invece condizioni familiari che non dovrebbero costituire penalità.
Questo è uno dei motivi per cui si dice che la tariffa deve essere certa, equa, trasparente e non discriminatoria, invece abbiamo visto che non è discriminatoria. Non è equa perché non tutti pagano allo stesso modo, non è trasparente perché a me capita, e tra l'altro lo metterò sul sito un programmino che sto facendo per cercare di controllare le bollette, e vi assicuro che è una cosa incredibile cercare di fare, allora, per cui non so come si riuscirà a utilizzare, perché non c'è nessuno che lo fa nello stesso modo e molto spesso le bollette sono illeggibili, perché tra i compagni che fanno nel corso d'anno sulla tariffa, sull'altra, cioè uno deve avere almeno 3 lauree in ingegneria per riuscire a capirla correttamente. E non sono certe perché poi vediamo, conguagli o non conguagli, cambiano in continuazione, quindi i principi che dovrebbero caratterizzarli non ci sono. Ecco, vedete, cioè, la tariffa piena, quindi è quello che ci interessa, riguarda il 95,48% della popolazione, quindi riguarda tutta la provincia. Perché succede questo fatto? Anche questi fogli li trovate. Se voi vedete, prendiamo sempre una famiglia di 5 persone, di 4, che si può stare, non si può allargare. Praticamente che cosa succede? Io vi dicevo prima che le 3 tariffe, dopo l'agevolata e dopo la base, sono fatte per disincentivare i consumi, quindi sono penalizzanti. Se le fasce vengono fatte per nucleo familiare, non per persone, cosa succede? Che la famiglia più numerosa è, più anche la fascia che dovrebbe essere quella agevolata finisce per pagarla come tariffa disincentivante, e da questo motivo nascono tutte queste discriminazioni che ovviamente non sono accettabili. Comunque queste tabelle sul sito poi riuscite a vederle e provate. Di questa cosa ci si è resi conto anche l'autority, poi parliamo dell'autority, il nostro nemico principale, almeno il mio sicuramente lo è. Nel settembre del 2017 si è accorta che pochi seguivano, poi c'è un esempio, cioè io oggi ho trovato 3 province che rispettano il principio della suddivisione delle persone. Una è la Spezia, l'altra è Gorizia e l'altra è una parte di Latina, che hanno delle differenze praticamente visibili tra un trattamento. Tutte le altre sono chi più chi meno, ma sono fuori. Allora, quando si è accorto, ha cercato di mettere un, chiamiamolo una sanatoria, perché così è, perché c'è un'inadempienza, c'è l'atto discriminatorio, quindi se vuoi sanarlo dal 2018 in avanti vuol dire che vuoi coprire quello che è successo. Noi in alcune zone stiamo ipotizzando azioni attraverso giudici di pace per chiedere il rimborso delle differenze, specialmente sulle famiglie numerose. E vediamo che cosa succede. E allora ha emanato una sua delibera. Allora, l'autority è quella che fa il metodo tariffario. Emana, cioè, una prima delibera nel 2011, che vale per il 2011 e il 2012, dove stabilisce i criteri di formazione della tariffa per tutto il territorio nazionale, poi ne fa un'altra che vale per il 2013-2014-2015 e il 2016-2019, che è quella in corso. Nel 2017 esce con questa delibera, che non riguarda propriamente la tariffa, ma tende a ripristinare il principio di un costo per tariffa per singola persona e non per nucleo familiare. Poi dice, siccome le società non sono in grado di disporre di questi dati, stabilisce l'obbligo per gli utenti di comunicare al gestore con una propria dichiarazione il numero dei componenti, e da termine fino al 31 dicembre 2021, quindi per 5 anni, il tempo necessario per determinare
Guardate che siccome qui stiamo parlando sostanzialmente di società formalmente pubblica con soci comuni, basterebbe chiedere con un file di Excel i certificati della grafica di tutte le famiglie, in due giorni le fanno, non c'è bisogno di 5 anni. Ma la cosa assurda è che per le famiglie numerose è prevista la possibilità che venga applicato dal primo gennaio 2018, però la famiglia deve fare specifica richiesta. Quando si è trattato di approvare e applicare il bonus per le famiglie disagiate, per il bonus sociale, c'erano manifesti dappertutto, hanno sbagliato dappertutto, ma se poi in effetti è solo virtuale. Di questo non hanno detto niente, in modo che i cittadini non lo sanno. Non so se è successo a Torino, ma non credo, da nessuna parte ne è andata pubblicità e tutti continuano a pagare con il vecchio sistema, mentre potrebbero avere la possibilità. Questi sono gli atteggiamenti e i comportamenti che normalmente tiene ARERA, l'Authority, ma con gli uffici d'ambito e i gestori che sicuramente seguono questi tipi di cose. Dicevo del bonus sociale. Allora, il bonus sociale sostanzialmente è una riduzione della parte di tariffa agevolata, quindi relativa ai primi 18 mesi all'anno, che di solito è quella tariffa molto più bassa. Nel caso vostro possiamo vedere adesso lo 0304, tariffa è 0,37 centesimi per metro cubo, e quindi è quella che beneficia del bonus. Però cosa succede? Questi poveri diavoli che pagano tutta la tariffa già fuori fase, perché la pagano come tariffa disincentivante, il bonus sociale non ne beneficia. In più, il bonus sociale prevede un aumento della tariffa nella misura dello 0,05% che pagano anche quelli che beneficiano del bonus, per cui se lo ripagano loro. Io ho provato a fare delle simulazioni di calcoli, di fatto nessuno prende niente, cioè, è solo virtuale. Colgo l'occasione per rimanere nella tariffa di questo aspetto della quota complementare, della quota aggiuntiva. Noi in tariffa, il principio della tariffa è che deve garantire la copertura dei costi del servizio. Questo è il principio generale voluto dalla legge. Poi si tratta di stabilire cosa sono i costi del servizio, ne vedremo qualcuno, e da lì possono uscire gli utili invece che i costi. Con Paolo abbiamo fatto una giornata di studio sulla questione del costo della morosità, facendo fatica a capirlo poi alla fine, perché con il marco non è facile, però è un costo inventato che dà origine a un profitto di fatto. Poi tenete presente che oltre a questa quota noi paghiamo una quota dello 0,012% sulla nostra tariffa relativa. Sembrano cifre piccolissime, ma nel piccolo ci sta intanto, poi vediamo perché diciamo che è una quota di perequazione, di fatto è stata istituita per il terremoto dell'Emilia Romagna e poi ha cambiato nome, ma è rimasta. Poi la cosa incredibile introdotta nel 2017 è una quota aggiuntiva dello 0,027%, di fatto è lo 0,09% per ognuno dei servizi, acquedotto, fornitura e depurazione, siccome è calcolata sempre sui consumi totali, quindi è lo 0,027%. Questa roba pare pochissima, però siccome questa roba si applica oltre che sull'acqua, sul gas, sull'energia, da quest'anno si applicherà anche sui rifiuti, perché è sempre ARERA che stabilisce le tariffe per i rifiuti del 1 gennaio 2018. Questa cosa genera una montagna di denaro. C'è un organismo pubblico che si chiama CSEA, Centro Servizi, di fatto fa il tesoriere di queste somme,
adesso parliamo anche di queste strutture come mia moglie, di fatto è una dipendenza di Arena che incassa tutte queste somme e le tiene a disposizione per rimborsare il bonus sociale, per rimborsare, ci sono dei rimborsi che una volta l'organizzazione mi ha evidenziato uno che è incredibile, cioè che vale per il gas, cioè se il chi vi vende il gas fallisce e il grossista che ha venduto il gas, quello che ha venduto a voi, non riscuote perché non è fallito, i soldi vengono presi da questo fondo. Cioè noi praticamente che abbiamo già pagato al nostro fornitore fallito, lo paghiamo anche attraverso questi soldi, lo paghiamo noi. Perché tutto il principio è che tutto deve essere dato, questo è il principio generale. Tenete presente che stavo dicendo un passo indietro, lo 0,027 è un aumento tariffario dovuto come premio per l'incentivazione del gestore per il perseguimento della qualità del servizio. Poi parliamo in privato, ma io credo che queste strutture non vogliono diventare private, perché nel privato non succede. Nel privato succede che se uno non garantisce la qualità del servizio gli viene bloccato il contratto e gli manda. Che se l'avessero fatto con l'autostrada per l'Italia forse avrebbero qualche frutto in meno, probabilmente. Però queste cose non si fanno. Infatti c'era il professor Sapelli, docente di storia dell'economia in Milano, che qualche settimana fa in televisione, lui è uno che è molto chiaro, ha detto ma quale privatizzazione? Noi qui stiamo destinando il sovietismo. Questa è l'Unione Sovietica con le autorità che garantiscono. E di fatto in parte è vero. Dicevo, questa sera, questo ente che raccoglie il denaro, al 31-12-2016, dico 2016 perché nonostante l'ente pubblico non ha ancora reso pubblico il bilancio 2017, ormai siamo alla fine del 2018, aveva 4 miliardi e mezzo di euro sui conti correnti che non utilizzava. Mediamente produce 2 miliardi e rotti all'anno, quindi noi oggi dovremmo avere, se ha continuato negli ultimi anni, circa 8 miliardi su un conto gestito da uno, si sa chi, a che cosa serve, che funzioni ha, e che è un quarto della finanziaria che stanno facendo. Cioè qui siamo alla follia politica. Questo è il paese dove noi dobbiamo cominciare a sottolineare alcuni aspetti. E sottolineare per sottolineare, torniamo all'artefice di tutti questi giochetti, questi trucchetti, che si chiama Arena. Arena che ha cambiato il suo collegio dell'autority e l'organo di amministrazione e di gestione dell'autority. Queste autority tutte godono di totale autonomia e indipendenza finanziaria e contabile, cioè fanno quello che vogliono. Cioè voi sulle vostre tariffe, sia per l'acqua, per il gas, per l'energia, quest'anno per i rifiuti, pagate l'1 per 1000 del valore della tariffa che va a beneficio di questa authority. Questa authority oggi, nel 2017, aveva 209 dipendenti, se vado a memoria sul foglio 6, con una retribuzione media di 127.000 euro all'anno. Quante persone? 220. Ecco, tenete presente che in questo paese, nonostante tutti gli scandali, nonostante noi abbiamo dei giovani che soffrono, nonostante abbiamo dei livelli di disoccupazione incredibili, esiste ancora una massa di privilegi che nessuno tocca e nessuno si permette di toccare. E questo è il nostro problema. Se noi consideriamo che le retribuzioni medie in Italia, e le retribuzioni medie in Italia sono compresi dall'apprendista al dirigente, ma questo vale anche per la vera, vale dall'apprendista al dirigente, le retribuzioni medie in Italia sono di 29.800 euro. Questi organismi sono
127.000 euro e costano alla struttura 167.000 euro. Per curiosità, perché sono curioso, sono andato a cercarmi anche altre autorità per vedere se era un fenomeno tipico. Un fenomeno di tutte, chi più, chi meno, siamo con un'oscillazione del 5% in più o meno, le 8-9 autorità principali, compreso ANAC, questa è la media delle retribuzioni dei loro impiegati. È una cosa sulla quale io dico, cioè io non ce l'ho più in conto, tanto, sono per la difesa dei lavoratori, ma lavori garantiti tutti i lavoratori. Dobbiamo smetterla con i privilegi. Tenete presente che poi questi sono i veri padroni a vapore, perché io sono convinto che il metodo tariffario, anche il collegio non ne sa niente perché non sa neanche come si legge, quindi sono i funzionari che lo fanno. Il collegio che prende ben 240.000 euro all'anno, più indennità di trasferta sono 50-60.000 euro cada uno, e quindi spendono. Non c'è problema, tanti soldi non sono, sono nostri. E questi comunque nessuno li controlla. Questi hanno un organismo di controllo, come abbiamo i comuni, i revisori, come abbiamo nelle società private, i collegi sindacali, anche loro hanno un organo di revisione. Ma il collegio, che è il controllato, nomina chi controlla. Poi dite voi. Allora, le tariffe dei revisori, io faccio il commercialista, lo so, le tariffe dei revisori sono fissate da una legge. Per gli enti pubblici, la tariffa della revisione è quella del sindaco del comune con più di 500.000 abitanti. Questi sono tutti tre volte di più, chissà perché, tutto il motivo. E comunque questa authority, i nostri soldi, a 31/12/2017 aveva sui conti correnti ben 80 milioni di euro, che non gli servono. Però noi abbiamo il debito da pagare, abbiamo loro da pagare, cioè abbiamo tutto da pagare. Quelli 80 milioni che sono sui conti correnti, ma vi assicuro, lo faccio vedere prima dal bilancio di Sbaglio, non servono a niente. Beh, loro una parte l'hanno utilizzato, se loro hanno 120 milioni, si sono comprati gli uffici in centro storico Milano, con una palazzina di pregio, spendendo 41 milioni di euro. Poi noi dobbiamo sistemare, che bastava andare dove sono tutti gli uffici di Milano, che in zona periferica, sulla tangenziale, serrate, e probabilmente spendere un quinto di quel valore. Tanto, l'importante è la rappresentanza, i soldi non sono loro, non sono nostri, va sempre tutto bene. Quindi su queste cose, questo è uno dei motivi per cui noi chiediamo che l'ARERA venga soppressa, perché non è possibile pensare che ci siano organismi pubblici che vanno di privilegi, che ci siano organismi pubblici che non siano sotto controllo, questo non è assolutamente possibile. Io forse sono già stato lungo, il discorso di bilancio lo riprendiamo magari dopo. Grazie. E lascio la parola a Paola. A Paola, grazie.